Bene, sono contento di averti qui quest'oggi. Tu sei locrese come me, e quindi ci presenti anche un brano quest'oggi che hai fatto da poco, che è uscito da qualche settimana, da qualche giorno. In realtà è uscito da qualche mese il brano, e poi diciamo è stato pubblicato insomma più a insomma diciamo a larga scala da qualche settimana, quindi è andato abbastanza bene, insomma, soprattutto in Sicilia. Non so se c'è qualche amico siciliano, lo saluto. Mi scrivono sempre bellissimi messaggi gli amici siciliani, quindi che ringrazio e saluto. Bene, di cosa parla questo brano? Come è suonato? Come l'hai, chi l'ha scritto? L'hai scritto tu? Come l'hai strutturato? Di cosa parla? Io l'ho scritto, l'ho composto e l'ho arrangiato, quindi ho fatto tutto, diciamo. Poi ovviamente ho i miei super tecnici che lavorano dietro le quinte, diciamo, quindi diciamo i fonici, tutti che fanno un lavoro veramente encomiabile, lavorano veramente in modo eccellente per accontentare tutte le mie richieste, diciamo, sonore. Beh, questo brano intanto per me è un brano molto importante perché parla di quello che c'è bisogno oggi, insomma più che mai, e gli eventi diciamo quotidiani recenti lo dimostrano. Il brano parla di una ricerca dell'amore, parla di una ricerca di un amore continuo, un amore irraggiungibile che sembra esserci e non esserci. Quindi e come ti dicevo, ecco, gli eventi quotidiani lo dimostrano, come purtroppo la vicenda che stiamo vivendo per quanto riguarda l'Ucraina, insomma, sì, dimostra continuamente la ricerca di questo amore che l'uomo dovrebbe insomma ricercare continuamente. Il brano insomma ha un'ispirazione insomma che, come ti dicevo appunto, è destinata appunto all'amore, e insomma, tutto qua l'ho composto e l'ho scritto col pianoforte. L'ho inciso in un bellissimo, diciamo, una bellissima struttura gioiosa ionica, dove c'è la collinetta dei Pini. Presso c'è un'accademia musicale, l'Ars Musicae, quindi saluto tutti gli amici dell'Ars Musicae. È riuscito benissimo e sono felicissimo di questo. Senti, tu cosa fai nella vita? Oltre a fare il cantautore da qualche mese ormai con questa nuova canzone, cosa fai nella vita? Racconta un po' ai nostri amici che ci stanno ascoltando e vedendo sulla nostra pagina Facebook, in Radio Roccella. Io ho fatto sempre il musicista, quindi non mi occupo di altro, mi occupo esclusivamente di musica. Ho il mio studio di registrazione, il mio studio dove è specializzato per quanto riguarda la percussione e la batteria, però, perché io nasco come batterista, come strumentista, e quindi nel mio studio faccio di tutto. Mi chiudo spesso nel mio studio per, diciamo, maturare le mie idee più recondite, ecco, va bene, mettiamole così. Vabbè, è importante creare musica e comunicare messaggi magari anche tramite la musica, perché di questo periodo c'è tanta roba brutta che si vede, che si sente, invece la musica ti aiuta sempre magari a uscirne fuori in maniera diversa, quindi racconta anche una storia, e anche tu nella tua musica racconti la storia. Beh, allora intanto io sì, allora è importantissimo creare musica sicuramente, anche per diciamo dare un'alternativa differente, però sai, non mi piace dire nemmeno che c'è tantissima, che c'è musica brutta, perché alla fine c'è un'autoselezione, ognuno ha la sua, diciamo, la sua possibilità di sentire qualsiasi cosa. Ecco perché io sono favorevole, diciamo, alle piattaforme digitali, insomma tanti colleghi purtroppo sono sfavorevoli. Io ti posso dire che il CD fisico è una cosa bellissima, insomma, da vedere, da avere, anche da sentire, però purtroppo oggi la tecnologia è andata avanti, purtroppo dico tra virgolette, diciamo, certo, anche fortunatamente la tecnologia è andata avanti, e quindi bisogna sfruttare le possibilità che ci sono. Quindi penso che nella musica ci sia un'autoselezione, quindi ognuno ascolta ciò che gli piace di più. Assolutamente, hai fatto una dettagliata ricerca di quello che poi la sostanza di quello che ti ho fatto io come domanda, l'hai portata con giusta risposta. Complimenti a quello che fai. Ti fai aiutare da qualcuno? Fai tutto da solo? So che comunque sei abbastanza per la tua strada, quindi sei molto deciso, quindi spesso viaggi con le tue gambe. Non è facile scrivere, comporre, poi mettere in musica, cantare. Non è una cosa da tutti, e comunque le tue conoscenze, le tue competenze te lo permettono. Sì, io assolutamente, diciamo, tra virgolette, viaggio da solo,
nel senso che comunque faccio, primis, sai, io scrivo tanto non solo nel mio studio, ma comunque dove ho girato il video, anche in accademia, perché lì ho il pianoforte acustico. E quindi a volte succede che nella maggior parte dei casi, insomma, sai, arrivano i colleghi, mi dicono, che stai facendo? Quindi cosa fai? Quindi diciamo che sono i primi ad ascoltare, ecco, quello che faccio e a darmi un giudizio spontaneo, diciamo, più che spontaneo, uno critico, ecco, perché sai, quando scrivi una canzone o la fai ascoltare, diciamo, che so, a qualcuno ti può dire sì, è bella, invece a me serve proprio il giudizio critico, proprio, e spesso lo ritrovo in, diciamo, ecco, in un contesto molto più intimo. Certo, l'intimità poi porta comunque a essere pure più comunicativo, quindi escono meglio i messaggi da comunicare alle persone che poi sono i reali fruitori dei brani che vengono poi trasmessi magari in radio come qui, come tra poco vedremo anche il videoclip. Dove l'hai realizzato il videoclip? Il videoclip, come ti dicevo, l'ho realizzato a Gioia Soglio in questa struttura, quindi insomma, È che dove nostrano. attualmente c'è. Cosa, scusa, Sì, non ho dico, è tutto capito. nostrano, dico, è tutto made in Calabria. Sì, assolutamente. Io anche in un'altra intervista che ho fatto anche in un'altra radio, ho detto esclusivamente che essere non solo calabrese, ma soprattutto della fascia ionica, l'ho sempre considerato un vantaggio. È mai uno svantaggio, quindi anche perché abbiamo tutto per essere ispirati, quindi a parte il sole, il mare, tutte le cose che insomma ci accomunano sempre, ma veramente veramente abbiamo tanto. Io penso che è l'unico posto, diciamo così, diciamo perfetto. Io dico perfetto perché mare e montagna si fondono in un'armonia perfetta, quindi penso che non ci manca assolutamente niente per essere ispirati, diciamo. Certo, sono d'accordo con te. Allora, facciamo ascoltare questo brano. Dove ti possono trovare i nostri amici, magari sui social, così diamo le coordinate e dove si può acquistare magari il brano? Diciamo che sono ovunque ormai. Ormai sono, beh, sui social, sia Instagram che Facebook, c'è la pagina Facebook, la pagina Instagram, il profilo, scusami, Instagram, però il disco per quanto riguarda è presente su tutte le piattaforme digitali, quindi veramente c'è tantissimo, quindi ormai penso che non devo dire a nessuno dove trovare ormai musica, perché penso che sono tutti già esperti, diciamo. Benissimo, allora facciamo vedere il video e ci salutiamo, quindi così diamo spazio alla tua musica. Grazie allora a Vincenzo Lia per essere qui, per essere stato qui. Ci rivediamo magari poi in futuro. Tienici aggiornati. Ringraziamo anche Tony L per averci fatto comunque d'aggancio, anche se ci conosciamo benissimo, quindi grazie anche a Tony L che ci sta seguendo. E grazie allora a Vincenzo Lia, cercatelo anche sui social, così ascolterete la sua musica e l'ascoltiamo qui. E vuoi presentarla tu stesso, così la facciamo andare in onda. Vai, presenta. Presentala, vai, puoi presentarla tu. Ah sì, la danza del cuore. Scusami, non avevo No, non sentito. ti preoccupare, vai, siamo pronti a tutto, facciamo ascoltare e diamo quindi la danza del cuore agli amici di Radio Rocella. Grazie allora, Vincenzo Lia, a presto. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, grazie.